Prima presentazione ufficiale del romanzo di esordio di Pino Imperatore, benvenuti in Casa Esposito, le avventure tragicomiche di una famiglia camorrista. Romanzo di esordio, ma come molti di voi sapranno, non libro di esordio, perché Pino Imperatore ha già un discreto carnet di produzioni alle spalle. Questo romanzo, pubblicato da Giunti, invece apre l'esperienza, diciamo così, alla narrativa più robusta di Pino Imperatore. E a giudicare dal battage pubblicitario sulla stampa si tratta anche di un esordio abbastanza promettente. Buonasera a tutte e a tutti voi. Innanzitutto, lo dico con sincerità, sono orgoglioso del fatto che Pino Imperatore faccia parte della squadra che noi abbiamo al Comune di Napoli. Il concetto di legalità che poi anche in questo libro viene straordinariamente raccontato. Innanzitutto mi pare che sia un libro rivoluzionario, e già per questo profondamente lo amo. Io sono sempre stato ribelle e rivoluzionario, anche se ho fatto un mestiere che sembra avere poco a che fare con la ribellione, ho fatto il magistrato, invece esattamente il contrario, che diceva un grande scrittore come Lucas che il diritto ha una funzione rivoluzionaria. Questo che pubblicate voi con grandissima intelligenza, secondo me, e facendo anche un bel affare, a mio modo di vedere, è il primo romanzo che un umorista napoletano, credo di poterlo dire sotto la vostra protezione, pubblica a livello nazionale. Il libro ha esattamente 9 mesi di vita, perché noi ci siamo incontrati, come prima raccontava Martina, a metà marzo, tempo brevissimo per arrivare con una grande casa editrice come la Giunti, riuscire poi con un libro ad arrivare dopo una settimana, cioè manco la settimana è passata, già guarda, dopo non vorrei spiegare bene questa cosa, che già siamo alla ristampa, perché ancora non ci vedo.